Maria Teresa Ruta. Ci ho messo del tempo a farmi convincere, il retroscena. Maria Teresa Ruta confessa. Cantante? Ci ho messo tempo per farmi convincere. È stata tra le protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello VIP. Maria Teresa Ruta adesso sta vivendo la vita post-reality. Con la popolarità tra i giovani e gli impegni lavorativi guadagnati sul campo. La conduttrice è stata presente nella giuria di Monfession. Evento di make-up e moda organizzato dal truccatore Paola De Maria è andato in scena nella giornata di ieri alle 17 a Conzano. La Ruta ha raccontato in una intervista rilasciata alla stampa quale sia il suo rapporto con il canto. Un mondo nuovo che l'ex GFina ha iniziato ad abbracciare non senza fatica. Ci ho messo un po' per farmi convincere. Non sono una cantante. Ho sempre ballato per divertirmi. Ma non avevo mai pensato anche di cantare. La vita ci insegna che bisogna sempre andare avanti per provare a diventare persone migliori. Maria Teresa Ruta. Il consiglio per i più giovani? Vanno capiti obiettivi e desideri. Nel corso dell'intervista concessa al noto quotidiano La Stampa. La simpatica Maria Teresa Ruta ha voluto dare dei consigli estremamente preziosi a tutti quei giovani che intendono intraprendere il percorso televisivo. Una strada sicuramente non facile, ma che con sacrificio e voglia di migliorare è possibile percorrere. Alle ragazze che vogliono intraprendere la carriera televisiva dico di capire obiettivi e desideri. Se vogliono entrare in questo mondo come conduttrici, essere creativi è fondamentale, bisogna sapersi reinventare. Afferma Maria Teresa Ruta sulle pagine del giornale. Maria Teresa Ruta ammette: ho sempre mantenuto la mia vena giocosa. I social dall'esperienza al GF VIP in poi, Maria Teresa Ruta ha iniziato a volare sui social. La conduttrice, protagonista di un appello recentemente, ha affermato alla stampa. Ho sempre cercato di mantenere la mia vena giocosa. Da quando ho scoperto i social mi diverto anche lì.